Noi come sempre ricordiamo che saremo a Romix dal 9 al 12 e potrete prendere le nostre magliette. Ci trovate al padiglione nuovo. Al padiglione nuovo, perché hanno fatto nuovo. Padiglione 9, stand me la godo. Bella vecchia, bella vecchia, grazie, siamo tornati con un nuovo video in segreto. Dopo tanto tempo. Oh, oh, oh. Da mongoloidi. Per fare una sorpresa al mio ragazzo, che li ama, mi sono nascosto un piccolo marshmallow in figa. Prima di farmela... Lui non l'ha trovato e di sicuro non è caduto. Ho paura di vivere con un marshmallow. Ma perché si è ficcato un marshmallow in figa? Cioè, non... Ma anche se... Cioè, per fare una piccola cosa... Io, vabbè, posso capire tutta la trasgressione che ci può essere nel... Metterci un marshmallow. No, nel sesso orale, no, diciamo, capito? Cioè, io posso capire le slinguazzate, cose varie. Ma chi cazzo si mangia un marshmallow uscito da una figa? Beh, un marshmallow figo. Porca troia, che schifo. Donna di 24 anni, sera a casa con il mio ragazzo. Ad un certo punto lui va in bagno per cagare e dopo pochi minuti viene voglia di cagare anche a me. Quei cagotti che non puoi rimandare. Giustamente. Così ho preso una busta di plastica, l'ho aperta completamente e ci ho cagato dentro. Seduta sul pavimento. Come ho finito l'ho chiusa bene, l'ho buttata nell'immondizia e quando il mio ragazzo è arrivato gli ho chiesto se andava in cassonetta a buttarla. Ovviamente non sapeva che c'era la mia merda dentro. Cioè, questa dama c'è nel salotto che caga dentro una busta. E senti spac! Cose strane. Senti il rumore della busta quando ci metti la roba dentro, sì, sì, che senti. Gli stronzi che cascano. E io uomo di 21 anni. Io non ho mai capito perché il succo di frutta ACE si chiamasse così. Non capivo perché si chiamasse ACE e non ACL. Arancia, carota e limone. Solo un par di anni fa. Un par di anni fa, alla veramente età di 20 anni, realizzai totalmente a caso che ACE si riferisce alla vitamina ACD. Ma davvero? Che pensavi che? Pure io sapevo che ACE era arancia, carota e limone. Donna di 14 anni, donna. Quando da piccola del telefilm sentivo dire l'espressione incinta, ero convinta che si riferisse al fatto che la donna portasse la cintura. Un giorno mia madre ne portava una di pelle e così corsi a mio padre urlando: mamma è incinta! Svenne un minuto dopo. Comunque, lo sai che pure io ho avuto sta cosa, la oh, ma la ACE e ACE. Oh, però è vero. Incinta che incinta. Dai, su. Mi piacerebbe avere un dominatore ed essere maltrattata durante un rapporto. Mi eccita essere insultata, morsa, graffiata e sculacciata. Sta puttana, vaffanculo. Boh, tutte pizze in faccia. Ma che cazzo? Quella di 18 anni. Donna di 18 anni. Il mio segreto è che adoro pulire il computer con l'aspirapolvere. Dio, quanto mi rilassa. Soprattutto se c'è una marea di polvere. E soprattutto aprendo e aspirando all'interno. Oh, sì. Oh, sì, dai. Puliamo il polvere. Che immagini prendere la polvere da mettere e ce la mette addosso. Io e mio fratello usiamo lo stesso computer. Donna di 14 anni. Questo è già una brutta cosa. Io non ho segreti e quindi non cancello la cronologia. Ma lui fino a un anno fa non lo faceva. Quindi sapevo che guardasse porno, è normale. Dopo un anno entrai nella cartella di donna dei video dei porno. Li avevo scaricati per sbaglio. Io comunque facevo finta di non vedere niente. Un giorno in questa cartella trovai un porno pedofilo. Non so come si chiama, la tizia aveva tipo 12 anni e il tizio tipo 30. Ancora oggi non riesco a guardarli in faccia, sono convinta che almeno una volta in tutta la sua esistenza abbia pensato male su di me. Non so spiegarmi. Ma che se la fa, sorella? Qual è? Che cosa strana. Un porno pedofilo. Cioè, che poi la pedopornografia tra l'altro è reato, quindi se cioè, te la trovano nel computer te ingabbiano. Mi mangio le unghie dei piedi. Ma cazzo fai? Cioè, davvero? Che cazzo? Il contorsionismo. Allora, torna di 15 anni, questa è sicuramente figo, ho letto solo le prime due righe. Circa anni fa entrai in camera di miei genitori, trovai mio padre in mutande. Tutto normale, finché ad un certo punto il mio sguardo si è fissato sul suo pacco per parecchi secondi. E lui, abbastanza sbarazzato, non ce la faccio. Si copre con la maglietta. Io quando mi accorgo di quello che stavo facendo, lo guardo negli occhi, gli sorrido ed esco dalla camera. E non so se ero più imbarazzato lui o più stupida io. Più stupita io, porco Dio, ma mi sta dislessia, oh. Più stupita io delle sue dimensioni. Grande mamma, bella scelta. Bella porca scelta. Troia, vai così. Capito? Tanto te come l'anni di Cristo. Quando ero piccola, si mia, mamma, molto religiosa, ecco. Mi diceva. Ci sono 3000 pause. Così no, però, cioè. Oh, così, quando ero piccola, mia mamma, molto religiosa, mi diceva sempre che mi comportavo male
che se mi comportavo male la Madonna mi avrebbe castigato e non avrei avuto niente di quello che volevo. Così appena nessuno mi vedeva andavo in camera dei miei e prendevo a sberle la statuetta della Madonna che tenevano sul comodino per vendicarmi. La puttana stronza di merda. Un giorno dopo aver fatto l'amore con il mio ragazzo, nuda, apro la porta e mi trovo davanti sua madre. La chiudo di scatto, quindi il pancello che apre la porta si trova davanti e fa boh, faccia. E la madre con tutta tranquillità mi dice: ciao, troia, penso. Magari il nome, no? Che non fa sapere nome, ha fatto asterischi. Oddio, dice: ciao, troia. No, ciao, perché? Troia, no. Ma magari si chiama Stefania, quante Stefanie ci stanno in tutto il mondo? Cioè, tante. Appunto, allora c'era bisogno di metterci i puntini. Ho capito, magari non vuole passare perché cazzo ne so. Vabbè, ciao, troia. La chiama, ciao, troia. Ciao, troia. La ragazza del figlio la chiama troia. Momento più imbarazzante della mia vita. Scialla. Oh, quante volte mi è capitato. Donne di 20 anni, bambino che faccio le lezioni mi ha insegnato a fare le Beh, vabbè, sarei sicuramente un'ottima insegnante. Infatti c'è Laura con 110 lode in matematica. Mi piace stare a casa per in silenzio per il rumore della pipì. Che cazzo di casa? No, vabbè, ma questi sono malati, raga. Ma non mangiali. Per sentire il rumore della pipì nel cesso dei vicini di casa. Cioè questa quando... Sai lo sgorgolio? Questa quando i vicini vanno al bagno sta così, la senti se pisciano. Col bicchiere sul muro. Capito? Era il forellino, cazzo ne so. Da piccolo sborano, per me mi hanno scivolato e fatto male. Ma ferma! Quante volte ti ho detto che non ti devi masturbare in cucina? Che spettacolo! Uomo di acetà. Da piccolo uccidevo tutti i criceti di mia zia schiacciandoli in mano. No, per favore, no, perché io ho avuto un criceto, ci ho sofferto molto quando è morto, eh. Uomo di 20 anni, dopo una carriera di 7 anni che mi seguo con qualche pornazzo senza essere scoperto, oggi probabilmente mia madre avrà sentito qualche orgasmo proveniente dal PC. Sto pregando in Dio che era abbastanza sorda e da non sentire, spero ovviamente che non vi abbia visto e spiato. Ma perché doveva fare la silenziosa quando era entrata? Un ninja cazzo, sono fidanzato ma ogni tanto ci vuole. La mano amica. Un ninja cazzo. La mano amica è sempre quello. Con questa pippa, questa pillola. Con questa pillola. Del giorno dopo. In segreto dell'altra volta, basta un po' di zucchero e la pillola. Mary Poppins. Con questa pillola quindi noi vi lasciamo. E se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di lasciare un po' di like. Un po', quanti ve ne pare a voi? Decidete voi quanti. Arriviamo a 10, no, 10.000 sono troppi. Arriviamo a 5.000, 6.000. Sì, 5.000. Dai, ci stanno. Bella.